è una cosa che ci pensavo tutta settimana quando dovevo intervenire. Il mitizzare, se parliamo di bere, è del vino, non è della birra. E se ma loro mitizzano, guarda come sono vestiti. Però se vai a qualsiasi stand del vino, va che zio, se trovi l'agricoltore con le mani, l'agricoltore è a casa, non gliene frega niente del Vinitaly. Lì abbiamo mitizzato, cioè è un'altra cosa, che cosa abbiamo mitizzato? Perché io non penso che comunque abbia solo spaghetti alla carbonara, ma non, che è comunque una gran cosa. No, perché la leggo su Lombardia Tavola e insomma sono altre cose, cioè lì abbiamo voluto tirare l'acqua, non so verso quale mulino. Allora, i dibattiti di successo sono quelli che non terminano mai, però per inciso nessuno vi butta fuori fino a quando non chiude le 6:30 di Vinitaly, però dalla cabina di 6:30, vabbè, comunque dalla cabina di regia c'è un intervento prenotato della signora Vittoria Leardi, che ha una brew firm a Pescara e quindi va premiata anche per la pazienza che vi ha ascoltato fino adesso. E poi facciamo tirare le conclusioni. Anch'io avrei un sacco di cose da dire, comunque vi ringrazio perché poi è bello, insomma, fare un bel dibattito un po' focoso e interessante. Quindi, io volevo rispondere soltanto all'intervento. Allora io faccio, rappresento una piccola gruppa di Pescara, e noi invece, a differenza di quello che dice lei all'inizio, è vero che abbiamo fatto vendita taglia te, nel senso io andavo personalmente, io e i miei fratelli, a vendere direttamente nei ristoranti, pub, così. Dopodiché abbiamo, dopo tre mesi, abbiamo deciso di andare oltre, quindi di rivolgerci a dei distributori, porte chiuse per parte, cioè nel senso che se non sei ormai a un nome, non sei a un certo livello, non ti fida nessuno, cioè senza neanche assaggiarla, non è a dire no guarda, non assaggiava, non mi è piaciuta. Quindi allora vuol dire che perdono delle grandi opportunità. Quello lo stai dicendo bene, io non l'ho detto, però insomma, quindi quello che ha detto lei forse dirsi. Si perdono delle grandi opportunità. Posso farti la cosa inversa? Dunque, io, la mia azienda è a Treviso, che non è distantissimo. Io non ho mai avuto una visita nella mia azienda, ok? Di nessun micro beneficio. Cioè di nessuno, è vero questo? La cosa apposta. Siamo a 20 con questo signore, io abito a 20 km, ok? Ma è vero questo? Per cui probabilmente è vero che l'Italia è lunga, stretta, larga, per cui magari è questo, però volevo allacciarmi un po'. Importante effettivamente, quindi su un momento di difficoltà come questo, c'è bisogno di questo genere di confronto, perché è importante parlarci, come dicevi te, ma soprattutto essere consapevoli, perché ognuno lavora sul suo, siamo talmente frenetici, ognuno lavora sul suo, non riesce neanche a individuare quali sono i punti di opportunità, questo è il problema. E poi io ad esempio apprezzo tantissimo che ci sia un'associazione che fa formazione a 360 gradi, perché non è facile trovarla, trovi l'azienda che ti fa la formazione di marketing piuttosto che è vendita creativa, comunicazione non verbale, però quando parliamo di queste cose non è così semplice. Per dopo le parole le facciamo, ecco, questo è un po' il concetto. Allora, prima delle conclusioni due parole di Leonardo, che ti ho visto fremere. Il prossimo dibattito lo faremo in un rifugio alpino, ci vediamo dentro due giorni, qualcuno porti le casse di birra perché sennò io mi dileguo da subito. No, beh, solo tre cose rapide, in realtà, parlando appunto di business e non di poesia, visto comunque, alla fine in realtà secondo me di business stiamo parlando, perché sinceramente quello che posso dire anche nella mia storia, in realtà, nel senso alla fine, nel giro di 8 anni ho messo in piedi più di 10 attività che sono collegate praticamente intorno al 100% sulla birra artigianale, quindi ci sono più di 120 persone che lavorano, quindi il business non è poesia. Però proprio su quello io posso dire che noi che abbiamo sempre lavorato con distributori, che una difficoltà enorme è stata nel fatto che ogni volta che
ci si è approcciati con il distributore, non si è mai trovato un interlocutore in grado di ascoltare, in grado di sentire, perché dall'altra parte c'era sempre un interlocutore che diceva: ma io sono 30 anni che sono della birra, conosco tutto. E non è vero, perché in realtà del nostro mondo, e la dimostrazione sono anche tante parole uscite in queste situazioni, si conosce molto poco, proprio perché fondamentalmente a volte c'è sempre questa superficialità e di generalizzare, dire sì, 500 produttori, il prodotto è incostante, è quello così di qua. Ma sì ragazzi, ma quanti distributori ci stanno che sono dei disgraziati? Quanti sono le realtà varie? Cioè, su tutto il mondo, quanti sono quelli che fanno olio e fa schifo e quanti sono quelli che fanno olio e fa buono? Questo non ha senso. E l'altro concetto è anche dire un fatto, che se noi oggi, ad esempio, su una città come quella di Roma, la birra artigianale ha raggiunto il 10% della quota di mercato, che non è uno scherzo, 10% certificato, significa che comunque se condotto in una certa maniera questo mercato è business per tutti, perché poi arriva, tra virgolette, a tutti quanti. E infatti tutti i distributori di brand tradizionali su Roma hanno tutti quanti nel catalogo birra artigianale. E questo è un motivo che comunque ci sia una consistenza su questo. 8 anni fa, quando io ho aperto, non c'era nessuno che aveva birre artigianali nel catalogo ed era praticamente quasi impossibile riuscire a sventrare la sfiducia psicologica sul corpo. Infine, l'altra cosa divertente: se un ristoratore acquista le mie birre a Parigi, le paga meno che le paga a Roma. Un fusto delle nostre birre a New York, della birra di Natale a New York, costa quanto costa in Italia. Ed esce lo stesso prezzo. Quindi, voglio dire, molto spesso purtroppo ci sono tantissimi interlocutori che se ne approfittano, cioè nel senso è evidente, e questo non è un fatto che molto spesso dipende dal produttore, che le birre sono care, ma ragazzi, cioè noi in produzione abbiamo 9 persone e facciamo una produzione di 12.000 ettari all'anno. In un'industria, qui c'è il dottor Zangrando che penso sia l'eccellenza, che si fa normalmente il calcolo ettolitico a persona, mi sembra una persona debba almeno per avere arrivare a un'efficienza forse 15.000 ettari, insomma, mi ricordo. Questo era l'obiettivo di alcune aziende con cui mero, come si dice, interfacciato. Quindi, e questo anche fa tanto, perché se noi stiamo a movimentare le bottiglie a mano, stiamo a movimentare quello, cioè questo vince tantissimo. Ovviamente noi dobbiamo andare via, noi dobbiamo il treno. Tirato in causa velocissimo, dottor Pancrato, per la sintesi che le dato che sono stato tirato in ballo ben 2 volte, una cosa che non si dice mai, grazie a quella produttività, la funzione anche socio-economica delle microbirrerie, proprio in un momento storico tragico come stiamo vivendo, è molto importante. Tanti auguri. Tu vuoi dire qualcosa? Avresti molto da dire. Ma chiudiamo, perché vedo che è diventata veramente una cosa tra amici e potremmo andare avanti ancora per ore. Non siamo come federazione un po' dispiaciuti per il fatto che abbiamo messo intorno al tavolo delle persone estremamente competenti, con grandi storie da raccontare, e che forse abbiamo sfruttato, passateci il termine, poco, perché avreste avuto diritto di avere un palcoscenico molto più grosso, ma non per farvi piacere a voi, per piacere di tutti quelli che avrebbero potuto ascoltare delle cose estremamente interessanti. Quindi dico, se avete voglia ci sarà un'altra occasione che cercheremo di fare meglio, ma non per parlare soltanto, per fare qualcosa di concreto, perché mi sono segnato un passaggio quando non so chi, credo il presidente del Gruppo Puzziol ha detto, no, proprio Maurizio ha detto, parlarsi tra categorie, non soltanto tra imprese, perché le categorie possono essere fare e disfare a volte, quindi possono fare molto bene ma anche molto male, dipende sempre dalle persone. Allora dico, questo discorso di un'efficienza di filiera, di maggiori integrazioni della filiera, di accorciamento, anche rispettando i ruoli quando sono ruoli positivi di tutti, sono cose da ricercare, perché sono utili, in altri contesti lo hanno fatto. Noi non possiamo pensare di essere sempre più intelligenti se risolviamo le cose all'interno, no, del rapporto personale, perché così si fa meglio, no? Forse se facciamo delle cose studiate, no? Andiamo a vedere i punti critici di alcuni passaggi, andiamo a vedere che cosa si può migliorare, si può fare bene. L'esempio di Roma, e colgo le ultime parole dette da
Cuzzol e Leonardo Di Vincenzo quando dice: a Roma abbiamo fatto alcune cose, anche i distributori hanno imparato. Allora non è vero che c'è da una parte tutto il bene e dall'altra tutto il male, o gli esercenti non capiscono, no, qui abbiamo messo intorno al tavolo tutte le categorie come espressione di interessi naturalmente, in modo paritetico, questa è la prima cosa. Non c'è chi è il primo della classe e poi vengono gli altri, tutti sono parte di una filiera, se tutti i pezzi della filiera funzionano, il mercato funziona, il consumatore è contento, è soddisfatto e disposto anche a pagare quello che deve pagare. Se i pezzi della filiera non funzionano perché qualcuno dice no, la colpa è di quello e quell'altro, la colpa è di quell'altro. Io da questo punto di vista rispetto molto la cultura degli indiani, quelli di America, che dicevano non c'è mai uno che ha tutto il torto o uno che ha tutta la ragione, ma il torto o la ragione stanno da ambo le parti e in alcune situazioni però c'è chi ha un po' più ragione e chi ha un po' più torto, questo è vero, ma non si può pensare di scaricare sempre gli altri, anche da marito e moglie, dice Cipilia. Vi ringrazio veramente e spero che ci sarà un'altra occasione.